Si sente e si legge che la pasta fa ingrassare e nelle diete viene eliminata. I carboidrati sono indicati come i responsabili della ciccia che si accumula nel corpo. A questo proposito ho fatto delle ricerche approfondite e indovinate un po', ho scoperto che non è proprio così. So per esperienza che ogni alimento può essere utile per dimagrire se usato bene. Mi riferisco anche a pane, pizza e, sorpresa, anche la pasta. Simona, questa è una bufala. No, è una notizia seria, ma c'è una condizione. La pasta deve essere fatta con un grano di ottima qualità e deve essere integrale. In che senso integrale? Deve contenere il germe, cioè la parte grassa del chicco, e deve contenere il cruschello e non la crusca per fare dimagrire. È diverso. Ma non basta, ci vuole anche la qualità migliore. E la qualità giusta si trova in un grano italiano molto speciale, si chiama Senatore Cappelli. Non è una marca, ma un tipo di grano, di chicco. Risale ai primi del Novecento, quando un genetista italiano, Strampelli, crea degli incroci e forma un nuovo ibrido naturale. Lo chiama Senatore Cappelli, in onore del senatore che ha riformato l'agricoltura italiana. Caratteristiche nutrizionali. Il grano Senatore Cappelli è un grano duro molto più ricco di fibre, zinco e potassio. Ha meno sodio, calorie e grassi, senza colesterolo, non OGM. Ha meno del 10% di glutine e quasi il 14% in più di proteine. E in più è saziante, genera un basso indice glicemico, ritarda la fame, libera velocemente l'intestino e allontana il pericolo di intolleranze al glutine. Se vi piace questo tipo di alimentazione, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il corpo necessita ogni giorno del 40% di carboidrati per avere energia e con questa pasta possiamo dimagrire e tornare al peso forma. Ma come dobbiamo fare per dimagrire con la pasta? L'importante è mangiare questa pasta, ma solo una volta al giorno, meglio se a pranzo e condita con abbondanti verdure saporite. Mentre ad ogni pasto introdurre verdure crude con poche calorie e tante fibre. Se si mangiano proteine, meglio che siano magre o vegetariane e durante il giorno almeno una volta un succo fresco di verdura e frutta. Se volete mangiare pasta in modo equilibrato e sano, potete seguire tutte le ricette brucia grassi e attiva metabolismo del mio ebook. Trovate il link in descrizione qui sotto. È possibile dimagrire mangiando pasta. Mangia sano e vivi bene. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!